pronto già per sclerare. È appena iniziato settembre e solo una cosa significa: è ora di rimboccarsi le maniche, fare la ragazza adulta e, indovinate, iniziare a studiare. Ho paura, sono stanca, ho zero motivazione, soprattutto dopo le vacanze, è normale. Non so da dove iniziare, non so cosa fare, però so che se voglio ottenere un qualcosa, posso. E che se inizio costantemente, basta solamente iniziare. Appena hai un po' di costanza, ti viene più semplice. Benvenuti in una mia settimana di studio. O quasi. Come vedete non sono nelle condizioni, quindi ho bisogno di farmi una bella doccia, di prepararmi. Andiamoci a preparare. Eccomi qua, pronta e preparata. In realtà devo preparare altre cose, infatti lo faremo insieme. Così lo fate insieme a me. In questo video, raga, riprenderemo insieme. Sarà veramente una settimana, un giorno. Sarà uno study vlog, ok? Un productive morning day in my life, week in my life. Ancora non è programmato, non so ancora come sezionarlo questo video. Ma bisogna letteralmente solo iniziare. Questo è il mio outfit, è una cosa semplicissima, ragazzi. E ora prepareremo la borsa insieme. Ho messo la cipria perché mi ungo troppo facilmente, tipo dei post-it, una foto con le mie amiche. Questi qua che saranno essenziali per studiare. E le penne che avevo preso, raga, io non vedo l'ora di fare gli appunti, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ok, amici, sono arrivata alla macchina, raga, sono distrutta perché a Roma fa troppo caldo, non capisco, vi giuro. Cioè, ho preso dal cinese sotto casa mia, molto divertente, sono proprio una simpaticona. Ho preso uno verde speranza e uno blu, che è il mio colore preferito. Ho preso questo qua mini perché ho pensato, vabbè, magari mi serve, che ne so, così. Adesso partiamo, raga, sono in ritardo. Sono appena arrivata qua e mi piace tantissimo l'estetica e tutto. L'unica cosa è che c'è un po' la musica che ti disturba, infatti metterò l'AirPods. Però io non riesco a studiare con la musica. Ho preso delle cose per mangiare, adesso mi inizio subito a studiare perché è già tardi. Bene, amici, per oggi ho dato, ho veramente studiato tantissimo. Comunque, ovviamente, sono ritornata con qualcosa, che ho fatto sempre shopping, raga. Ora vi faccio vedere quello che ho preso. Le pile ricaricabili. Mi serviva davvero da tanto tempo, ovvero per la borsa del computer. Se io devo andare in viaggio, lo metti qua dentro. L'ho scelta apposta. Ovviamente le cuffie, quelle là che ora hanno tutti, praticamente, perché è un accessorio. Comunque, raga, ho fatto vedere queste cuffie su Instagram, letteralmente siete impazziti. A me sono stracomode. Se vi servono, trovate nella cartella in evidenza utilities su Instagram. Pagate 40, però su Amazon costano tipo 26. Quindi, raga, mi sono svegliata. Volete dirmi che non sono wifi material? Io ho fatto questa maschera che ti fa, che ti toglie tutto il grasso dalla faccia e ti fa uscire tipo questi buchetti. Prendetevi un morso, mangiate. Prendetevi un morso. Ho ripetuto quello che dovevo ripetere, mi sono ricordata la maggior parte delle cose e quindi avevo stra ragione, raga. Prima di perdere il vostro tempo a studiare come fanno gli altri, come... dovete capire in primis qual è il metodo più utile, più efficace per voi, anche in poco tempo, eccetera, eccetera. Il mio è studiare scrivendo, perché se scrivo mi ricordo tutto. Sono praticamente le 8:10. Io ho iniziato a studiare dalle 4. Finalmente ho finito di scrivere tutti gli appunti. Sono distrutta. Questi sono gli appunti. Questi sono gli appunti di ieri che ho finito oggi. E se questi sono gli appunti di oggi. Sono molto colorati e seguono una logica. A fine serata, con la mente lucida, cercherò di ripetere in modo da fissare i concetti. Sono le 10:18 e io non sono assolutamente pronta. Devo recuperare tutte le cose che non ho studiato ieri. Oggi sono di buon umore perché mi è arrivata la notizia che finalmente posso confermare. Preparatevi, preparatevi. Vi darò un mega spoiler su Instagram, però preparatevi perché... Comunque, solo per dire, questa
è la stanza di una persona che studia. Parliamone o... Let's slide, bro. Quando siete esauriti e non sapete più come studiare, ho organizzato studiare fuori con qualcuno, perché raga, ho bisogno di tipo di qualcuno che mi faccia supporto, perché letteralmente ho avuto un mental breakdown che ho evitato di farvi vedere, ma... Ogni scusa è buona per prendersi il bubble tea, e la mia scusa è stata Jing. Hai bisogno di energia. E si inizia la sessione dell'editing. Almeno faccio qualcosa. Yes! Ecco quello che intendo nell'altro video che vi avevo detto. Se non avete voglia di fare qualcosa, createvi l'ambiente perfetto per iniziare qualcosa, perché basta solamente iniziare. Quando sei dentro, lo farei automaticamente, tipo un robot. E 23 di notte. La situazione, la mia sanità mentale. Chiederete perché Jing ha spostato il letto per terra. Mi fa male la schiena. C'è una cosa che dicono sempre i genitori cinesi: dormite nei letti duri. Quarto giorno, penso, di studio. Questi giorni non è che ho studiato molto, quindi oggi per cambiare qualcosa stiamo andando tipo in un museo, dove c'è tipo anche un bar per studiare, perché è tipo un sacco famoso qua a Roma. E essendo che io non riesco più a studiare a casa e sto per impazzire, ho detto vabbè, usciamo, studiamo fuori, perché l'ambiente ti fa studiare meglio, insomma. Speriamo di essere produttive. Piccolo mini story time. Avete presente questo bel portafoglio che vedete qua davanti? Bene, lo stesso giorno me l'hanno rubato, perché siamo andati a cena fuori, niente, me l'hanno rubato da qualche parte, o l'ho perso da qualche parte, non lo so. Sai il fatto che non ho più questo portafoglio, e niente, comunque quel giorno mi sono presa questo buonissimo caffè al latte, che mi fa sempre bene, mi tiene sveglia, insomma, quando devo studiare. E ora se vi faccio vedere come lo preparo. Come vedete, appena ho ansia, qui l'unica cosa che riesco a fare è ripetere 70 volte, anche se molte volte quello che ripeto non riesco a ricordarmelo, ma l'unica cosa che faccio è ripetere, anche se non vi consiglio troppo questo metodo, solo se avete capo. A questo punto penso seriamente di aver bisogno di qualcuno che mi ascolta ripetere, di ripetizioni, perché il mio cervello non connette, cioè io non riesco a ripetere, cioè no, non lo so, è che non mi ricordo le cose. Ok, noi barra io stiamo ritornando a casa. Abbiamo studiato veramente tantissimo, cioè letteralmente mi stanno uscendo le informazioni dal cervello. No, ero ironica. Ma non ce la facevo più, cioè per questo io vi dico che secondo me ho bisogno di qualcuno che mi ascolta. Ce l'avevo qualcuno che mi ascolta, proprio un qualcuno che sa quello che sto dicendo e mi dice sì. Poi la persona che mi ascoltava oggi mi interrompeva di continuo e mi correggeva, quando letteralmente non sa nulla di ciò che sto dicendo. Ma comunque sto scherzando. Il mood è questo, cioè il mood è esaurimento. Il mood è saltare questo esame e passare al prossimo appello. Il mood è lasciare l'università. We are ready to go. You're just classy, yeah, and trying to keep it cozy.